Da qualche parte, non lontano dalla Terra, una stella inizia la propria agonia per esplodere in una violenta supernova. Al suo posto compare uno dei più enigmatici fenomeni dell'universo, un buco nero. Nella nostra galassia potrebbero esserne presenti milioni. Ultimamente, però, sono state scoperte prove di un qualcosa ancora più minaccioso. Buchi neri dalla potenza e dalle dimensioni incommensurabili. È un'enorme galassia e proprio nel suo centro c'è un buco nero la cui massa è pari a quella di un miliardo di soli. Gli astronomi li stanno studiando nei minimi dettagli e hanno scoperto che sono più grandi, più potenti e così incredibilmente distruttivi, più di quanto fosse possibile immaginare. Ci piacerebbe credere che i buchi neri siano molto, molto lontani. Ma cosa succederebbe se ce ne fosse uno a poca distanza da noi? Una squadra di ricerca europea e una statunitense partecipano a una missione senza precedenti: osservare per primi il cuore della galassia. Un nuovo straordinario esperimento consentirà agli astronomi di dare una prima occhiata dentro a un buco nero per cercare di scoprire cosa si nasconde nella tana del mostro delle galassie. L'astronomia è entrata in una nuova era. Gli strumenti di ultima generazione lanciati nello spazio stanno rivelando un universo sconvolto da violenti cataclismi. JPL a Chandra. Nelle galassie più lontane, gli astronomi hanno potuto osservare lo spazio e il tempo alterati da esplosioni incredibili e sbalorditive. Per fare un paragone con i fenomeni che accadono sulla Terra, equivarrebbero alla deflagrazione di circa un trilione di trilioni di trilioni di bombe atomiche. Cosa potrà mai produrre una potenza così inaudita? Di qualunque cosa si tratti, si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Gli scienziati sono convinti di aver individuato il più grande e potente fenomeno dell'universo, un fenomeno che non emette luce. È il buco nero. Teorizzato per la prima volta da Albert Einstein con le sue equazioni, il buco nero è un corpo celeste nel quale lo spazio e il tempo rimangono avvolti tra di loro. Ma il grande scienziato non credeva nella sua reale esistenza. Ad Einstein non è mai piaciuta l'idea del buco nero. Pensava si trattasse di una maledizione, qualcosa che la natura non avrebbe mai dovuto creare, un luogo in cui lo spazio e il tempo si intrecciassero fra loro all'infinito. No, la natura non avrebbe dovuto permetterlo. I buchi neri rappresentano certamente il male dell'universo. Erano stati immaginati in modo così particolare che probabilmente non sarebbero mai dovuti esistere nel mondo reale. Tuttavia, solo per il fatto che delle equazioni dimostrino l'impossibilità della loro esistenza, questo non vuol dire che non esistano nell'universo. Che ci sia qualcosa di enigmatico e potente al centro della nostra galassia è apparso evidente già 75 anni fa. I primi radiotelescopi avevano registrato un sibilo simile a un fischio emesso dal vapore. Il giovane astronomo Eric Becklin era deciso a scoprire l'origine di questa misteriosa fonte di energia. Il primo passo è stato individuarla. C'era una sorgente di onde radio chiamata Sagittarius A. Era veramente molto potente, ma si è sempre dibattuto sul fatto che si trattasse effettivamente il centro o no. Gli astronomi sapevano che i centri delle altre galassie erano affollati di stelle, ma quando hanno cercato di osservare quello della nostra galassia, le stelle erano oscurate da una spessa cortina di polveri. C'è talmente tanta polvere tra noi e il centro della galassia che questo appare del tutto opaco. Non è possibile vedere le stelle al centro della galassia. Non ci riescono neanche i telescopi più potenti. Becklin sapeva che qualche genere di onda luminosa, invisibile ai nostri occhi, riusciva a passare attraverso le polveri. Ad esempio, gli infrarossi viaggiano a lunghezze d'onda più ampie. Le radiazioni infrarosse attraversano le polveri perché la loro lunghezza d'onda è più ampia ed è come se la polvere cavalcasse l'onda infrarossa.
Negli anni 60 Becklin aveva acquistato un rilevatore di infrarossi da un fornitore dell'esercito e l'aveva collegato all'estremità di un telescopio. Era l'agosto del 1966. La notte era splendida. Effettuando le osservazioni con il rilevatore di infrarossi, abbiamo potuto osservare un numero sempre maggiore di stelle. Il segnale era sempre più forte e amplificava la radiazione di ogni stella. Eravamo emozionatissimi man mano che ci avvicinavamo al centro. Sempre più stelle, e riuscivamo a scorgerle per la prima volta attraverso le polveri. E improvvisamente abbiamo registrato i valori massimi, che successivamente hanno iniziato a calare. Ho capito subito che quello era il centro della Via Lattea e che ero il primo ad aver osservato gli ammassi stellari al centro della nostra galassia. Eric Becklin ha scoperto il cuore della Via Lattea, il luogo esatto della provenienza della misteriosa fonte d'energia. Ma la sua stupefacente potenza significava la presenza di una stella fuori dal comune. Per gli scienziati, l'unica cosa che spiegava un simile mistero era proprio ciò che Einstein si rifiutava di accettare, un oggetto che sfuggisse a qualunque spiegazione. Cos'è un buco nero? È un qualcosa di mostruoso e misterioso. È un punto dalla densità infinita. Non sappiamo assolutamente spiegarlo. È una regione di spazio dove il tempo e lo spazio curvano su loro stessi. Un buco nero è una regione di spazio dove l'attrazione esercitata dalla forza di gravità è talmente potente che neanche la luce riesce a sfuggirne. Si raggiunge il punto dal quale nemmeno la luce riesce a scappare. E se non ci riesce la luce, nessuno può riuscirci. Se tu e la luce siete rimasti intrappolati, allora vi trovate dentro un buco nero. Non c'è altro modo per descriverlo. Benvenuti nello strano mondo della fisica estrema, dove lo spazio e il tempo precipitano letteralmente dentro un abisso. Lo spazio stesso precipita all'interno di un buco nero. È come un fiume che scende da una cascata, se non fosse che anche la realtà che lo circonda precipiterebbe giù. È come un atleta in kayak che cerca di risalire la corrente troppo impetuosa di un fiume. Tutto quanto viene attratto verso il centro del buco nero. La gravità si trasforma in una specie di corrente. Più ci si avvicina, più la corrente è forte. Alla fine si raggiunge l'orizzonte degli eventi, il punto di non ritorno. La materia finisce all'interno della superficie del buco nero per sprofondare verso il centro, dove verrà distrutta dalla curvatura del tempo e dallo spazio. E tutto finisce. Se i nostri piedi fossero vicini a un buco nero, la gravità su di loro supererebbe quella della testa e si avrebbe come la sensazione di venire dilaniati. La forza di questa corrente diventerebbe sempre più potente e implacabile, sovrastando la forza delle molecole che tiene insieme il tuo corpo. Alla fine ti ritroveresti a muoverti attraverso lo spazio-tempo, come un dentifricio attraverso il tubetto. Alla fine i tuoi atomi verrebbero scomposti, come gli spaghetti che escono da una macchina per la pasta. Per quanto misteriosi, i buchi neri sono il prodotto di un universo conosciuto fatto di stelle e forza di gravità. Hanno origine da particolari stelle chiamate supergiganti rosse. Sono 10 volte più pesanti del Sole, ma esauriscono la loro energia in una frazione della vita della nostra stella. Al loro interno, la gravità contribuisce ad aumentarne la temperatura ben oltre il miliardo di gradi. L'elio e il carbonio si fondono in elementi più pesanti, ossigeno, silicio e zolfo. Successivamente, la stella implode sotto il peso della sua stessa forza di gravità, emettendo una potentissima onda d'urto. La stella affonda sempre più nello spazio per trasformarsi in una supernova a seguito di una violentissima esplosione. Ciò che rimane è un denso nucleo di particelle subatomiche, una stella di neutroni dal diametro di appena 16 chilometri. È talmente densa che la quantità di un cucchiaino di una stella di neutroni peserebbe qualcosa come 1 miliardo di tonnellate. Alla fine, la pressione gravitazionale sarebbe così forte che i neutroni stessi verrebbero frantumati.
È la nascita di un buco nero. La sua massa è milioni di volte superiore a quella della Terra, ma è così compressa che trascende dall'universo conosciuto. Gli effetti di tale massa sono sempre presenti nel nostro universo. La massa è sempre lì e provoca questa distorsione dello spazio dove tutto viene deformato. È un vero e proprio buco. Il modo migliore di immaginarselo è pensare che la sua struttura sia stata spinta così a fondo che infilandoci un dito non sarebbe possibile ritirarlo indietro. Sappiamo benissimo quale effetto avrebbe un buco nero sull'ambiente che lo circonda, sulle stelle più prossime, sui gas che vagano nelle sue vicinanze. Sarà mai possibile vedere un buco nero? No. Ma non è questo il punto. La cosa importante è riuscire a individuarne le impronte. In cerca delle tracce di un buco nero, la sfida di Becklin è da sempre l'esplorazione del centro della nostra galassia. La Via Lattea è un enorme disco a spirale con oltre un centinaio di miliardi di stelle. Il nostro Sole è a metà strada verso le zone più esterne, in una tranquilla periferia. Becklin vuole però dirigersi verso il centro, nelle regioni più eccitanti e movimentate della galassia. Ma per compiere il viaggio serve un piccolo aiuto. Ecco perché si è dedicato all'astronomia. Andrea Goetz crede che per trovare un buco nero nel centro della galassia basti individuare delle stelle che gli gravitano intorno. Sono circa 30 anni che si discute sul fatto se la nostra galassia nasconda o meno un buco nero supermassiccio nel suo cuore. L'unico modo per dare una risposta certa è osservare le stelle che orbitano proprio intorno al centro. La squadra della Goetz si riunisce nella sede del nuovissimo telescopio Keck, sulla cima del vulcano Mauna Kea alle Hawaii. È il telescopio più grande mai costruito. Il panorama di cui godiamo sul centro della galassia è veramente straordinario. Riuscire a collocare le stelle nel centro della galassia è come se una persona da Los Angeles vedesse qualcuno a New York muovere le dita così, diciamo di un paio di centimetri. È questa la precisione con la quale possiamo misurare qualcosa che si trova a 26.000 anni luce lontano da noi. Madeline, siamo pronti? L'esperimento definitivo che veramente dimostrerebbe la presenza di un buco nero consiste nel seguire le orbite di ogni singola stella presente nel cuore della galassia, con la massima accuratezza e la maggiore precisione possibile. Ma Becklin e la Goetz non sono gli unici a tenere d'occhio le stelle nel cuore della galassia. Altri astronomi sono al lavoro tra le montagne del Cile, guidati dal tedesco Reinhard Genzel, per conseguire lo stesso obiettivo. Quest'affare qui è un po' troppo denso per essere un ammasso casuale. Sospettiamo che nel centro della galassia possano nascondersi diversi buchi neri. Per essere sicuri che effettivamente lo siano, dobbiamo avvicinarci il più possibile. Dobbiamo eseguire delle misurazioni accurate per provare che ci sia un buco nero. Entrambe le squadre vogliono essere le prime a provare come la nostra galassia nasconda un buco nero supermassiccio, ma Genzel e i suoi hanno già un vantaggio di 3 anni. L'incredibile precisione del Keck è l'asso nella manica della Goetz e della sua squadra. Mark Morris è un esperto in fatto di ricerca del centro della galassia. Il gruppo tedesco aveva già fatto progressi sul centro galattico quando noi abbiamo deciso di dare avvio alla nostra ricerca. Sapevamo che in una competizione testa a testa, se loro avessero continuato ad utilizzare il piccolo telescopio da 2 metri e 2 contro il nostro da 10, avremmo vinto di sicuro noi. Quel puntino luminoso là sopra, quella è la stella che ci ha dato maggiori indizi sull'esistenza del buco nero. Abbiamo provato una grande emozione, ma il rovescio della medaglia era il dover registrare circa 5 anni di informazioni prima di riuscire a vedere la stella muoversi. Ma quale incredibile mostro cosmico può trascinare una stella? Questa è la cartina. E questo è il centro della nostra galassia. E c'è un grande ammasso di stelle che gli orbita proprio intorno. In parole povere, l'esperimento consiste nel fissare un'immagine, osservare la posizione di tutte le stelle e immortalare una seconda immagine dopo un po' di tempo. Bisogna scoprire se qualche stella si è mossa. Così, la seconda volta che abbiamo fermato un'immagine, quelle stelle si erano chiaramente spostate.
Il punto di partenza è stabilire le dimensioni dell'oggetto, calcolandone il peso tramite la misurazione della sua gravità. Questo è il buco nero. Più grande è, maggiore attrazione esercita. Più grande è l'attrazione avvicinandosi al buco nero, più rapido è il suo movimento. Noi abbiamo misurato la velocità di quelle stelle. Il sistema per calcolare le masse è misurare la velocità delle stelle. Il telescopio più moderno di Andrea fa la differenza. L'oggetto è 3 milioni di volte più pesante del nostro Sole. Ma questo non prova che si tratti di un buco nero. Potrebbe essere un altro ammasso di oggetti più piccoli. Per i tedeschi è tempo di rimonta. Il VLT, Very Large Telescope, si trova sulle montagne del Cile. Sia il VLT che il Keck sono stati aggiornati con le ultime rivoluzionarie tecnologie. Da anni i ricercatori localizzano con i computer la posizione delle stelle attraverso la disomogeneità della nostra atmosfera. Ora possono eliminare questo problema grazie a un nuovo sistema denominato ottica adattativa, che per mezzo di un potentissimo raggio laser è in grado di correggere le distorsioni. I tecnici del telescopio possono utilizzare questi dati per mettere così a fuoco le immagini di stelle e galassie lontane. Questa piccola animazione mostra i vantaggi dell'ottica adattativa. Qui si vedono le stelle senza l'ausilio di questa tecnologia. Quando invece la utilizziamo, eccole improvvisamente comparire. In particolare è possibile osservare le stelle nei pressi del centro della galassia. Queste sono per noi le più importanti da localizzare. Questa nuova tecnologia è arrivata giusta in tempo. Mentre le squadre scrutano il cielo, una stella ha compiuto uno sbalorditivo movimento intorno al centro. La 2002 ha effettuato un salto gigantesco fino a qui. Si è praticamente spostata dall'altra parte. All'inizio la stella procedeva lenta, poi ha iniziato a girargli intorno molto rapidamente, avvicinandosi tanto al buco nero centrale. Si muove a una velocità di circa 16 milioni di chilometri orari. È ultraveloce. Con la stella così vicina, i ricercatori verificheranno il moto orbitante intorno a un unico gigantesco oggetto. Tutte le altre spiegazioni scientifiche su cosa ci fosse al centro della galassia non contano più. L'unica cosa rimasta è il buco nero. Per gli astronomi di tutto il mondo le prove sono inconfutabili. Devo ammettere che quando ho visto il video di Andrea per la prima volta ero sbalordito. Ho visto la stella provenire dal lato sinistro, strecciare attraverso lo schermo e schizzare all'altra estremità, orbitando intorno a un punto nello spazio dove non c'era assolutamente nulla. Riuscire con i nostri strumenti e con il nostro lavoro a viaggiare verso il centro della galassia a 26.000 anni luce di distanza e raccogliere le prove dell'esistenza di un oggetto così incredibile è stata una conquista senza precedenti. I ricercatori americani e quelli europei hanno confermato l'esistenza di un buco nero in quel punto senza però vederlo. Dal nostro tranquillo angolo di spirale galattica è difficile poter immaginare le forze che si scatenano al centro. Più ci si avvicina al cuore della galassia, maggiore sarà la sua densità. L'obiettivo è ora il nucleo traboccante di stelle della galassia, meglio conosciuto come centro galattico. Chi si avventura nel suo interno si troverebbe come in un'autostrada nell'ora di punta. È un ammasso di stelle che schizzano da tutte le parti, un traffico cosmico che non conosce soste. Le quantità di gas e di polveri sono enormi. È sicuramente il luogo più affollato della nostra galassia. Vedremo stelle tutte intorno a noi. Una densità incredibile di stelle. La vita lì non sarebbe possibile per l'eccessiva quantità di radiazione ultravioletta. Raggi X dappertutto. Le deformazioni gassose si schianterebbero tra di loro. Il buco nero è circondato da una nube di gas ad altissima temperatura che precipita al suo interno. Lo spazio intorno è talmente deformato che anche la luce che lo attraversa ne esce distorta. Per quanto bizzarro possa sembrare, la gravità di un buco nero supermassiccio subisce dispersioni tali da potervi cadere dentro e sopravvivere per un breve istante. Nel corso della discesa finale, si finirebbe nell'orizzonte degli eventi senza nemmeno accorgersene, perché il nostro corpo è piccolo se confrontato al buco nero supermassiccio.
Grazie a una simulazione computerizzata basata sulle equazioni di Einstein, è possibile visualizzare questo scenario. Mentre ci si avvicina al centro del buco nero, si attraversa un orizzonte interno, un ingorgo di luce ed energia intrappolate. Ad un certo punto, attraversato l'orizzonte interno, ci sarebbe questo improvviso e accecante bagliore di luce che sta lì da un tempo infinito, in attesa di poter uscire fuori dall'orizzonte. Ma che vaporizzerebbe qualunque cosa. Quasi sicuramente, chiunque finisse in un buco nero avrebbe la semplice sfortuna di morire. Ma il viaggio non finirebbe. La tempesta simulata al computer può essere interrotta e le enigmatiche predizioni derivate dalle equazioni di Einstein potrebbero svilupparsi ulteriormente. Si aprirebbe un passaggio, un varco che attraversa lo spazio e il tempo, conosciuto come tunnel spaziale. A questo punto si attraverserebbe una strana porta chiamata buco bianco. Qui il campo gravitazionale è invertito rispetto a quello del buco nero. Invece di finire risucchiati, si verrebbe catapultati fuori, verso le zone più remote dello spazio e del tempo. Ma dove? Nella fantascienza, i tunnel spaziali sono descritti come vie di fuga verso universi paralleli. In realtà, l'interno di un buco nero è probabilmente troppo caotico e violento per consentire la formazione di un tunnel spaziale. Il buco nero al centro della Via Lattea è realmente enigmatico quanto ci appare, ma questo è la normalità o è così solo per la nostra galassia? Per scoprirlo, gli astronomi hanno dato vita a un impressionante progetto internazionale volto all'osservazione delle galassie in tutto l'universo, alla ricerca di prove dell'esistenza di altri buchi neri supermassicci. Da Apache Point, nel New Mexico, gli astronomi stanno esplorando enormi galassie che si trovano a miliardi di anni luce dalla Terra. Grazie all'ausilio di lastre d'acciaio forate, confrontano con esattezza la collocazione delle galassie nel cielo notturno. Poi inseriscono dei sensori a fibra ottica nei fori e per la prima volta in assoluto possono utilizzare le lastre per catturare la luce di centinaia di galassie in una sola notte. Gli astronomi sono alla ricerca di un segno caratteristico proveniente dal centro di una galassia, la traccia lasciata dai gas intrappolati in un buco nero. Lo scopo di questa ricerca, chiamata Sloan Digital Sky Survey, consiste in una cartografia di un quarto dell'intero emisfero boreale per scoprire di quali generi di galassie è composto il nostro universo e in che modo sono disposte. Dei 125 miliardi di galassie che compongono l'universo visibile, oltre 1 milione sono già state analizzate. Tutte le più grandi, evidenziate in rosso, recano il segno della presenza di un buco nero supermassiccio. Più osserviamo da vicino il centro delle galassie, più buchi neri riusciamo a trovare, e il numero è in costante aumento. Quindi, qualunque teoria sulla formazione di una galassia non può più prescindere da una qualche spiegazione sulla presenza di un buco nero al suo centro. Come mai ogni galassia presente nell'universo si ritrova con un gigantesco buco nero proprio nel mezzo? Per spiegarlo è necessario tornare all'inizio di tutto, il Big Bang. Energia e materia esplodono mentre l'universo si espande. Il Big Bang ha fornito gli ingredienti della creazione. L'idrogeno, l'elio e tracce di altri elementi. Alla fine si è creata questa enorme zuppa. Metti tutto insieme e mescoli. È la forza di gravità ad aver mescolato il composto. Miliardi di anni fa ha modellato l'universo in una specie di ragnatela di gas e galassie. All'interno della tela, la gravità attrae i fili di roventi gas primordiali. In decine di milioni di anni, le nubi di gas di idrogeno si sono unite fra loro, diventando sempre più dense. Alcune di queste si sono riscaldate così tanto da infuocarsi. Nascono così le prime stelle giganti, centinaia di volte più grandi del nostro Sole.
esauriscono rapidamente la propria energia ed esplodono sotto forma di supernova. Miliardi di anni più tardi, il satellite orbitante Swift è pronto a catturare il bagliore di quell'esplosione. Swift rappresenta gli occhi di un gruppo internazionale di astronomi. Entro 30 secondi dall'aver localizzato un bagliore, il satellite invia un segnale a cellulari, cerca persone e indirizzi email. Sì, lo so. Ho ricevuto proprio adesso il segnale dal satellite Swift. Sto arrivando, faccio più in fretta possibile. Gli astronomi corrono verso i propri telescopi. La rapidità è fondamentale. È importante catturare il raggio di luce se vogliono esplorare gli oscuri segreti che si celano dietro quei lontani cataclismi. Per prima cosa è necessario determinare la distanza percorsa, assegnare una denominazione e localizzare la galassia di provenienza. Dobbiamo spostare l'obiettivo, Casey. Analizzando la luce, è stato possibile individuare le caratteristiche distintive della nascita di un buco nero. Maggiore è la distanza, più antico è il verificarsi dell'evento. Potremmo ricreare le origini dei buchi neri supermassicci che osserviamo oggi dagli oggetti che hanno creato l'universo. Grazie ai nostri giganteschi telescopi possiamo praticamente osservare il passato e ciò che scopriremo è che le galassie e i buchi neri si sono formati contemporaneamente. In questa simulazione si vede come nasce la nostra Via Lattea. È andata crescendo nel corso di miliardi di anni da un nugolo di galassie più piccole che si sono scontrate e fuse tra di loro. In questa cosmica danza della morte, le galassie più giovani roteavano e orbitavano l'una intorno all'altra, mentre la gravità le attraeva a vicenda. Se due galassie dovessero avvicinarsi troppo tra di loro, ognuna percepirebbe l'attrazione gravitazionale dell'altra. Quello che è iniziato come un maestoso balletto di stelle orbitanti che ruotano intorno al centro della propria galassia, si trasforma in un vortice gigantesco. Non c'è altro modo di definirlo. Cannibalismo galattico. Si cibano delle loro vicine, abbuffandosi di intere galassie. Quando una di queste viene fatta fuori, se avesse un buco nero al centro, anche quest'ultimo verrebbe inghiottito, aprendosi la strada verso il centro della galassia più grande, aumentandone le dimensioni, al pari della galassia stessa. Mentre le galassie si nutrono l'una dell'altra, i buchi neri presenti nei rispettivi nuclei si uniscono e diventano più grandi. C'era un'epoca, circa 3 miliardi di anni dopo il Big Bang, in cui le galassie si stavano formando ed erano decisamente molto più attive di ora. Nello stesso periodo, i buchi neri già esistevano, già si erano formati e si alimentavano a ritmi spaventosi, dando origine a potenti quasar. I quasar sono delle brillanti fonti di luce al centro di galassie lontane, dove i buchi neri brillano più di qualunque altra cosa presente nell'universo. Il telescopio spaziale Hubble ha osservato un quasar quiescente nella vicina galassia denominata M87 e ha scoperto una piccola regione centrale dove la temperatura dei gas è di decine di milioni di gradi, spinti dalla gravità a velocità di milioni di chilometri orari. C'era la presenza di un'incredibile quantità di massa per un volume decisamente esiguo. Una massa che non può appartenere a una stella come quelle che avevamo già studiato nella nostra galassia, naturalmente. L'astronomo Brian McNamara crede che questi giganteschi e voraci buchi neri possano influenzare profondamente lo spazio nella galassia circostante e anche oltre. Possiamo compensare 180, 180, stessa direzione. Siamo in posizione 360, 360. L'indicatore è fisso. McNamara sta studiando le tracce della distruzione che si sono lasciati alle spalle. Non è fantastico? Tutte queste altre galassie risentono dell'attrazione gravitazionale di questo ammasso galattico.
Stanno girando intorno a questa galassia gigante, come api intorno all'alveare. Questi ammassi sono il prodotto del cannibalismo galattico su scala cosmica. La simulazione mostra in che modo un ammasso galattico si evolve in una densa regione dell'universo, lungo decine di milioni di anni luce di spazio. Centinaia di galassie formano questo sciame intorno a un centro in comune. La galassia centrale, in seguito, le inghiottirà tutte. Crescendo, crescerà anche il buco nero. McNamara è alla ricerca delle tracce di questo mostro. La teoria è che si tratti di un'enorme galassia e proprio nel suo centro, anche se non si vede, riteniamo vi possa essere un buco nero dalla massa pari a quella di un miliardo di soli. Nelle ultime decine di milioni di anni ha fagocitato enormi quantità di materia e inoltre ha dato origine a una gigantesca eruzione. McNamara si concentra su un lontano ammasso galattico a mezzo miliardo di anni luce di distanza. MS7 è nascosto da un'enorme nube di gas roventi. C'è un'atmosfera gassosa che pervade l'intero ammasso galattico. È un'atmosfera simile alla nostra, tranne per il fatto che è molto meno densa e decisamente molto più calda. McNamara nota come vi siano due immense cavità scavate nella nube. Lo spazio tra questa cavità e quest'altra equivale a 600 volte le dimensioni della Via Lattea. È sbalorditivo. L'energia presente è pazzesca. McNamara crede che questa eruzione di energia sia la più potente mai registrata dai tempi del Big Bang. La sorgente viene localizzata nel nucleo della gigantesca galassia centrale, un buco nero supermassiccio. Ma come fa un buco nero, un qualcosa tristemente famoso per divorare tutto ciò che gli capita a tiro, ad emettere energia in tutto l'universo? Mentre la materia precipita, abbiamo scoperto come segua un moto a spirale intorno a un disco, più o meno come l'acqua in uno scarico. La velocità che la materia può raggiungere intorno al buco nero è prossima a quella della luce. E quando la materia viaggia a simili velocità, accumula un'incredibile quantità di energia. La materia che precipita in un buco nero è come un cammello che cerca di passare per la cruna di un ago. È come riempire la ciotola dell'acqua di un cane con un idrante. La maggior parte uscirà fuori. Un vortice di materia a velocità incredibile inizia a ruotare intorno al buco nero, creando un potentissimo campo magnetico che espelle enormi quantità di gas. Il risultato è un potentissimo getto di materia, centinaia di milioni di volte superiore alla potenza del Sole, che si espande in tutta la galassia. Non ci sono più dubbi su come i buchi neri al centro delle galassie influenzino profondamente le regioni di spazio limitrofe e emettono questi incredibili getti, a velocità prossime a quelle della luce, che emanano onde d'urto nelle più immediate vicinanze, modificando così l'ambiente circostante. La loro influenza è assoluta. Questi getti possono sterilizzare letteralmente la galassia, impedendo la formazione di nuove stelle. Il principio è che le galassie possono crescere fino a raggiungere dimensioni gigantesche, ma osservando bene, le cose non vanno così. Riteniamo che i buchi neri supermassicci al loro centro possano essere i responsabili principali. Nelle galassie più piccole, tutta questa violenza può avere un impatto creativo. Le onde d'urto emesse dai buchi neri scagliano nello spazio elementi pesanti nati nel cuore della galassia, fornendo così gli ingredienti principali per la formazione di nuovi sistemi solari. In genere vediamo i buchi neri come enormi discariche spaziali, mentre invece sono protagonisti della creazione del cosmo. Il mostro della Via Lattea potrebbe aver contribuito alla nascita del nostro sistema solare, ma cosa gli impedisce di spazzarci via? Tutto dipende dalla sua dieta. Una delle differenze più importanti tra le galassie dotate di buchi neri supermassicci è il fatto se questi siano quiescenti o meno, perché è questo che fa sì che si nutrano di tutta la materia presente nelle vicinanze. Per anni il nostro buco nero ha digiunato. Poi nel 1999 il telescopio spaziale Chandra ha rilevato un potentissimo segnale proveniente dal centro galattico.
Stazione 34, Chandra. Vi facciamo sapere che abbiamo soltanto 18 minuti di registrazione. Per i ricercatori, un'esplosione al di fuori dell'orizzonte degli eventi è un segnale inequivocabile. È stata una notizia sconvolgente, un fatto importante per tutti noi. Il buco nero era rimasto inattivo per così tanti anni. È un problema, ci sono stelle in questo settore e anche qui. Reinhard Genzel e Andrea Goetz tornano a lavorare sui propri telescopi. Cercheranno di osservare il pasto del buco nero. Le due squadre si uniscono per una collaborazione totale. I cinque osservatori più grandi del mondo esploreranno il buco nero. Dallo spazio, il telescopio a raggi X Chandra è pronto a rilevare emissioni di luce ad alta energia. Reinhard Genzel si dirige verso il VLT, nell'altopiano desertico del Cile. Andrea Goetz verso il vulcano Mauna Kea, nelle Hawaii, dove si trova il leggendario osservatorio Keck. Quando lavori lì, devi sempre fare tutto in fretta. Insomma, in quelle poche notti, devi sempre essere attivissima, sperando che gli esperimenti funzionino, che il clima collabori. Per un telescopio il fattore tempo è prezioso, gli sbagli non sono ammessi. Madeline, siamo pronti? Cinque brevi notti a disposizione per scoprire la voracità del buco nero, misurando l'energia che questo emette. Prima notte, quartier generale di Chandra, Cambridge, Massachusetts. Zoom un po' di più. Bene. Dunque, è la prima notte. E non sembra ci sia alcuna emissione. Il telescopio registra solo rumore di fondo e bagliori di raggi X provenienti da piccoli buchi neri che vagano intorno al centro galattico. Abbiamo altre quattro possibilità. Seconda notte. Il telescopio in Cile ha qualche problema. Posso vedere la correzione sul monitor? Non c'è ancora granché da osservare. Dobbiamo forse offrire qualche sacrificio agli dèi o che altro? Devo proprio offrirmi volontario. Anche in presenza di qualche bagliore, il VLT non riesce a rilevarli. No, dobbiamo ripetere il processo di acquisizione. La correzione era... instabile. Già. Una chiazza d'umidità distorce la delicata ottica degli strumenti. È tutto sfocato. Guarda la stella di riferimento. Ok, ora abbiamo un problema con lo specchio principale, quello di 8 metri. Sembra essersi deformato. Alle Hawaii le cose non vanno meglio. Il centro galattico sta giocando a nascondino dietro a un cielo nuvoloso. Stiamo lottando contro le nuvole. Fino a qualche minuto fa non era così brutto. Sembrava che le condizioni fossero ottimali, ma ora è tutto... Finalmente, alla terza notte... Guardate qui, le emissioni. Per la squadra tedesca la fortuna gira. Dall'osservatorio in Cile viene rilevata un'esplosione. È da un'ora che è così. Questo è il più bel evento mai visto negli ultimi tempi. Nella volta celeste, un nuovo oggetto luminoso fa la sua comparsa, qualcosa che prima non c'era. Possiamo chiaramente osservare l'assenza di una sorgente in questa posizione. Soltanto queste due chiazze. Sull'altro lato della stessa regione possiamo vedere due fonti molto nitide. Ora, proprio nel mezzo, ne vediamo una aggiuntiva. Quando la squadra di Chandra riceve i dati dallo spazio, riescono a vederlo bene anche loro. Ah, bene. Ci siamo. Oh, sì, è gigantesco. Siamo almeno a livelli di fattore 15 o giù di lì. I raggi X mostrano un picco che coincide con il bagliore di luce catturato dai tedeschi. Notizie dai nostri colleghi. Ovviamente ci tengono a specificare che, trovandosi più a ovest, il sole non è ancora tramontato. Le stelle del centro galattico non sono ancora visibili all'orizzonte del cielo hawaiano. La Goetz non ha potuto assistere all'evento. L'attesa mi uccide. Fortunatamente, la notte successiva, i ricercatori trovano quello che stavano cercando. È decisamente meglio. Eccolo lì. Sì, finalmente. Stavamo effettuando delle misurazioni e non c'era niente che usciva dal buco nero. Si vedeva solo una stella e poi improvvisamente bam, eccola là. Poi nel giro di un quarto d'ora scomparsa. Quello è stato il momento più adatto per le misurazioni. È stato veramente emozionante sapere di essere riusciti a cogliere l'attimo.
In un giorno non lontano da oggi, questi scienziati sperano di poter osservare il mostro di persona, collegando i diversi osservatori sparsi nel mondo in un unico gigantesco telescopio, così potente da poter penetrare direttamente nel centro della galassia. Quello che vedranno sarà uno spettro scuro circondato da lampi di luce. Queste sono solo scintille se paragonate alle ciclopiche esplosioni avvenute nel corso della sua storia. Il nostro buco nero è stato un adolescente iperattivo. Probabilmente ha emesso molta energia, ha sputato fuori un mucchio di materia. Il suo passato è stato grandioso e ora si gode la maturità nella casa di riposo al centro della galassia. Ma cos'è che spinge il mostro della Via Lattea a risvegliarsi? È possibile che questi impressionanti getti di energia possano espandersi nuovamente nella nostra galassia? Ai confini più remoti del nostro pianeta, qualcuno mantiene alta la guardia. Gli astronomi sono arrivati fino al Polo Sud per monitorare i segnali radio provenienti dal centro galattico. I primi segni di un disastro imminente sono evidenti. Un enorme anello di gas appare in lontananza, proprio al di là del buco nero centrale della nostra galassia. Col tempo accumulerà la potenza di 300 milioni di soli. Quando l'anello raggiungerà il proprio apice, inizierà ad incanalarsi in un secondo anello che orbiterà in prossimità del centro. L'anello interno si condenserà in una nube gigantesca. Al suo interno, una tempesta di nuove stelle prenderà forma. Poi, la nube di gas inizierà a precipitare nella morsa del buco nero. Quando il banchetto avrà inizio, le eruzioni saranno visibili ben oltre la nostra galassia. La nostra galassia sopravviverà alla voracità del proprio buco nero, ma sono praticamente nulle le possibilità che possa resistere a un'ulteriore minaccia, il cannibalismo galattico. La nostra galassia, la Via Lattea, non è immune da questi scenari di galassie che si scontrano tra di loro. Praticamente ci stiamo avvicinando l'un l'altro e un giorno andremo a scontrarci. La fine della nostra galassia è un dato di fatto. La nostra enorme vicina, la galassia di Andromeda, è in rapido avvicinamento. Conoscendo le dimensioni delle galassie, i percorsi spaziali e le leggi della gravità, gli scienziati possono prevedere lo svolgimento di questo scontro di titani. I risultati delle nostre simulazioni mostrano ciò che verosimilmente può accadere nel giro di pochi miliardi di anni, quando le due galassie saranno così vicine da fondersi insieme. All'inizio le galassie ruoteranno e si intrecceranno, lacerandosi a vicenda. Immaginate quello che si vedrebbe da una terza galassia. Due enormi, splendide galassie a spirale che si avvicinano tra loro e che lentamente perdono la propria forma originale. Vedrebbero nuovi sentieri, lì dove le stelle e i gas si incanalano verso il nuovo centro, alimentando questo nuovo mostro. La collisione darà origine a una tempesta di stelle e gas lanciati a milioni di chilometri nello spazio. Alcune di queste finiranno nell'affollatissimo nucleo della nuova galassia, dando origine a ulteriori immense esplosioni. E in questo caos il nostro piccolo sistema solare verrebbe scagliato nelle profondità dello spazio, oppure dritto nelle fauci del buco nero. Nel processo di fusione si verificherebbero moltissime esplosioni stellari, con tutte le quantità di gas che si incanalerebbero verso il centro. Anche i due buchi neri si fonderebbero l'uno nell'altro e inghiottirebbero enormi quantità di gas. Quindi il buco nero della nostra galassia si accenderebbe, emettendo talmente tanta energia che tutti i gas presenti nelle sue vicinanze verrebbero spazzati via da questa corrente impressionante e dalle sue emissioni. La Via Lattea verrà distrutta. Ma cosa succederà al buco nero che si trova nel suo centro? Si fonderà col gemello di Andromeda. Le
Le stelle e le galassie possono nascere e morire, ma i buchi neri supermassicci continueranno a diventare sempre più grandi. Una volta considerati abomini cosmici, i buchi neri potrebbero essere solo il prodotto di un universo in continuo movimento. Mentre cerchiamo di comprendere la nostra esistenza, non possiamo certamente trascurare i buchi neri, perché è chiaro come questi giochino un ruolo fondamentale su ampissima scala. I buchi neri non solo disegnano attivamente il paesaggio che li circonda, ma ne provocano anche la distruzione. È una bestia affamata che distorce le nubi di gas, che scaraventa le stelle da tutte le parti, che crea campi di energia che brucerebbero qualunque forma di vita nelle sue vicinanze. Tutto questo rende il centro galattico un posto decisamente interessante. I buchi neri sono il pepe del nostro universo. Sono protagonisti assoluti dell'evoluzione delle cose che illuminano i nostri cieli notturni. Anche se non possiamo vederli, rappresentano i segreti che si nascondono all'ombra di questo enorme valzer di galassie. Gli scienziati ci stanno portando sempre più vicino a queste oscure presenze che in epoche lontane sono esplose nella nostra galassia e che hanno modellato l'universo come lo conosciamo. Al momento il mostro sta riposando tranquillo, ma quanto tempo passerà prima che si svegli di nuovo?